siamo, ragazzi? Oh, eccomi qua. Allora, io intanto, ragazzi, do il benvenuto. Sono Mighty Mars. Sono 17:34, quindi siamo in diretta. E oggi siamo, anche oggi, credo, la terza live su di fila, oltretutto, su Divinity Original Sin 2. E butto la sulletta, poi prenderò. Allora, era un tablet e buttato la sulletta. Vabbè. Allora, oggi facciamo la terza parte. Andiamo avanti con la storia. Poi domani, siccome mi è arrivato oggi il joystick dell'Xbox per giocare a FIFA, quindi domani porteremo FIFA, ragazzi. È già un po' che l'aspetto, cioè in realtà ho fatto presto, 2 giorni soli. Allora, vediamo un po'. I personaggi sono i soliti. Abbiamo assunto il nano per passare, perché poi dobbiamo, non so se l'ho già fatto, mi sa di no, perché poi un pochino sono andato anche avanti off camera, perché insomma, diciamo che la volontà e la voglia di giocare a questo gioco è alta, quindi un pochino vado avanti, non troppo, perché non voglio svelare tutto. Allora, praticamente noi siamo arrivati che abbiamo scoperto chi aveva le lance, che era Coda Guizza. Il problema, però io non ho le lance dietro. Chi ce l'ha? Chi è che le arance? Che abbiamo il ladro che ruba i ladri. Cioè, l'abbiamo preso un ladro, ma allora le arance, vabbè, allora andiamo a controllare, perché magari, anzi, e vieni con me, va. Nel dubbio mi sembrava di averle già prese le arance, perché c'era il signorino lì, il capo boss della banda, che voleva queste arance e teneva in gabbia un vecchio elfo malandato, e queste arance contengono dentro una roba preziosa che non è bianca, non è una polverina bianca, però ai tempi si vede che andava di moda, quindi non so se l'ho già prese. Ah sì, l'ho già preso, perché dice non menzionare il mio nome a Griff. In realtà lui le ha rubate, però comunque non è un, diciamo, un ladrone, che non è uno che le ha rubate semplicemente per rubarle. Le ha prese perché dentro c'era questo materiale che lui serviva per fare i suoi presagi, che dice i miei presagi serviranno per far uscire tutti di qui, quindi avrebbe uno scopo positivo, anche se poi chi ha pagato, chi sta pagando in gattabuia, uno che non c'entra niente. Però io cosa vorrei fare? Io non vorrei denunciare Codaguzza, però Codaguzza giù di lì, però non posso fare altrimenti, perché ho provato off camera varie volte a combatterlo, è veramente troppo potente. Cioè, salute 102 di 102, armatura fisica 62, armatura magica 50, che questo potrebbe anche starci. Il problema suo grosso è che fa un botto di danno, fa un botto, ma un botto veramente di danno, diciamo che con 2 colpi mi fa fuori. Già lui contro 4 solo mi sa che non me la caverei, non vorrei dire una cosa brutta, ma non me la caverei. Più in più abbiamo Hilde, che è un arciere, abbiamo questa che è una maga, che anche lei comunque è forte e fa la ronda. Però lei l'ho battuta, perché l'ho presa, lei arriva, fa la ronda, va qui, poi va di qua, quindi lei isolata la posso prendere, la posso battere. Però anche se elimino lei, comunque c'è lei che verrebbe dalla nostra parte, perché abbiamo fatto un po' d'amicizia. Però qua c'è una bestia, è mio, c'è un altro arciere, altri 2 arcieri e un altro mago. Quindi se io elimino lei saremmo 5 contro 4. E però questi 4 ci fanno fuori. Io ho provato svariate volte, ho provato anche ad attaccarlo da lontano, da qui mettendo già praticamente le evocazioni, già mettendo il fuoco, non ce la faccio. Quindi
Per andare avanti con la missione, o aspettiamo di diventare più forti, li combattiamo e non denunciamo con la guizza, o se no lo denunciamo e sti cacchi, nel senso. Però prima di far questo, prima di prendere questa decisione, che credo sia abbastanza importante, possiamo fare un'altra missione. Siccome lui ci aveva chiesto questo Gawain, ci aveva chiesto di trovare dei guanti del teletrasporto che sono ottimi, cioè servono anche per noi. Quindi noi andiamo a fare la missione sua, che ho capito dov'è. Perché mi dice coccodrilli, eccolo qua. No, però è dentro, non è fuori. Ecco, allora non ho capito l'ora. Perfetto. Come voleva si dimostrare, eh? Va bene, va bene. Di qua. La facciamo? E prendete sempre la strada più assurda. Quindi ragazzi, noi nel gruppo abbiamo fondamentalmente tre maghi e un arciere, perché io mi voglio basare sulla distanza. Non so quanto farò bene o quanto farò male. Allora, intanto qua non abbiamo preso ste robe qui. Ecco, vuoto. La cosa che mi piace molto di questo gioco è che ci sono molte combinazioni riguardanti le magie, ma anche riguardanti il terreno, perché ho notato che sul terreno c'è la condubilità, per esempio, del fulmine, e praticamente diciamo potenzi le magie a seconda di quello che c'è sul terreno, che può essere petrolio, che può essere sangue, che può essere nebbia, che può essere veleno, che può essere fuoco, che può essere acqua, naturalmente tutte combinando. Esempio, se viene fuori diciamo, della nebbia in un terreno che è velenoso, viene fuori la nebbia velenosa. Quindi ci sono tutte le combinazioni. Spettacolare questo gioco. Poi ho visto che ci sono 300 punti solamente per essere passato di qua, grazie. Ci deve essere tre coccodrilli giganti, non sono difficili ragazzi. Però io voglio fare una cosa, siccome siamo maghi, è un colpo, dividiamoci sempre quando si combatte. Te vai laggiù, ok, arciere anche te vai qui, ma mettiti un pochino distaccato. Te mettiti qua in protezione, lui deve essere sempre quello più protetto di tutti, perché è quello delle vocazioni. E le evocazioni servono fisse sul campo. Combatti, perfetto, noi siamo già in posizione. Allora tocca a bestia, bestie. Allora, intanto ti faccio questa. 6, 7 di 13, 102 di vita. E poi te ne faccio una normale. Ok, ora lui fa il lancio del colpo fossile e ci butta anche l'olio a terra, quindi attenzione alle magie di fuoco. Bisogna di essere un commentatore. Io qui potrei far piovere per aumentare il potere dell'elettricità. Il problema è che qui si andrà molto sul discorso del petrolio, quindi l'acqua al momento non ho, a parte che vabbè. Se può anche utilizzare, tanto adesso si combinerà, eh. Ok, vedete? È tutto il terreno. Adesso se ci sono altri due coccodrilli, passano, subiscono danno da fulmine. È spettacolare questo gioco. Lo adoro. Questo si teletrasporta? Perché c'è i guanti.
Eh già, perché lui mi deve dai guanti. Ma è come si fa a infilarsi i guanti? Ancora. Su bestia. Allora, armatura magica me la abbassa, anche se non ce l'ha, penso sarà uguale, gli farà danno comunque, no? Non posso perché c'ho il raggio troppo corto, non posso perché c'ho il raggio troppo corto, non posso perché c'ho il raggio troppo corto, che bello. Allora vai avanti. Lei non ha fatto niente di scudi, però. Ha immunato, non gli ha fatto niente. Mi dovrebbe dare anche sanguinamento. Ok. Lì è recupero vita, che il nano è messo malino. L'hanno preso di mira. Ok. Otto. E basta perché ha bevuto. Tacci sua. Preso stordimento e danno stordito. Ok, ancora stordito. Direi di focussare lui al momento. È grandinata, però io non vorrei levare il campo elettrificato, sinceramente. E il fuoco vorrei aspettare che loro buttano, perché loro vanno avanti di petrolio. Ci c'è, io lo so. Ma non si fulmina. Ah, ok, stordito, perfetto. E diciamo che è la meno funzionale con questo rianima cadavere, che perché non. Non è che c'è, bisogna dargli qualcosina in più. L'arciere è molto utile, perché comunque male che vada. Oh, la madosca! No, così non va bene. Così non va bene. Basta! Ma lui, scusa, noi abbiamo fatto 2 turni e lui è il suo primo turno. Allora, anche il totem, una cosa figa che ho notato è che anche il totem e cambia a secondo di quello che c'è sul terreno. Se io lo metto qua che c'è olio, vabbè, petrolio, olio, lui si cambia forma e spara olio. Una figata assurda, secondo me. Ok, allora, io mi devo andare via, però lui mi colpirà. Merda. Mi uccide questo se mi colpisce. Allora no. Ho fatto la cagata io. E sono morto. Grande! A sto punto mi ero scordato che c'era. Cioè, non pensavo fosse di fuoco la freccia. Elementale potrebbe essere di qualsiasi cosa. E tanto vabbè, non potevo scappare. Meno male che non ha preso anche questo qua. Grandinata. No. Merda. Non sta andando come previsto qua. Non sta andando come previsto. Mi fa una grandina, secondo me è un po' una cavolata. Però l'abbiamo congelato almeno. Allora. Lui sta a 56. Io non so se lo colpisco di nuovo si scongela oppure non gli frega, non lo so. 8, 5, mamma mia. Che tristezza. Ok, tocca?
lui. Allora, lei può fare un altro totem di fuoco. Ottimo, vedete che ha cambiato, spettacolo. E se si addormentasse, scosso, però mi sa che non si è addormentato. Fuoco e danno principale. Fortificato. Dai, oh no, più fuoco. Rallentato, ok, allora, io siccome va lontano perché fuoco è un po' troppo vicino, io provo a fargli questo, vediamo se l'addormenta. Stordito. Ok. Dai, buono, dove vai? Ma fatti là fuori tua. Allora, questa si sta facendo un po' troppo sotto. Si stanno facendo tutti un po' troppo sotto. Io questo lo vorrei eliminare, però se lo colpisco si risveglia. No. 14 non glieli leverò mai. Mancato. Ma come mancato? È grosso come una casa e ce l'hai a 1 cm. Ma che stai a dire? Addormentato, ottimo. Grande, è recuperato, bravissima. Allora, penso che lui c'ha 7. 7 mi sa che non gliele levano. Poi, no, sì, gliele levano, sì, perché no. Lui è troppo lontano. Potrei rompere di olio. Ha fatto niente, non gli ha fatto niente, non posso, c'è la ghiaccia d'olio e faccio un altro totem, non so il numero massimo. Ok, lui è morto. Beh, l'evocatore è stupendo secondo me. Allora, fuoco non ne posso utilizzare. Mi sono tutti e tre pericolosi, però. La devo utilizzare. Scosso. Chi tocca a me? Io qua se vado da lui mi prendo lo scossone. Ma non lo piglia mica, eh. Ma lo penso. Io vado via di qua però. Io pure. Non so quanti cavoli di totem posso fare. Ma siamo a 4 ragazzi. Elettricità. Io provo, vediamo se l'addormento. No, avvelenato. Uno si è rotto. Vabbè, io sono quello un pochino più corazzato. Dovrei resistere un po' di colpi, eh. Allora, vediamo se questa la senti. Pure io, cazzo. Non era nei piani. Aio, no, 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 non lo far fuori! Merda.
Allora, non lo posso colpire lui. Lui è congelato? No, è congelato. Ok, io invece sono infreddolito. Ma me lo svignuole. Grazie. Avevo fatto off camera questo combattimento e non avevo perso niente. Cioè non avevo subito danni. Se lo faccio... Vedete che colpendo il terreno, se lui è sopra qualcosa... Ok, dovrebbe essere fatta comunque. Vabbè, si è basato sull'armatura, quindi non gli abbiamo fatto danno. Ma era addormentato però il signorino. Ok, non ce l'ha fatta a colpirmi. Quindici. Cinque. Ciao ciao. Però non è andata tanto liscio liscio. Non è andata tanto liscio liscio. Essenza dell'acqua. Eccoli qua. Guanti del teletrasporto, 1 armatura fisica, 4 armatura magica. Richiede livello 10 di intelligenza. Fornisce abilità di teletrasporto. Unico. 200 monete. Quindi ne è valsa la pena. E me li metto pure subito io. Voilà. Vede che sono. Poi ho comprato questo, il mio magico, 2 di armatura fisica e 5 di armatura magica. Più uno di idrosofista. Idrosofista. E basta, non comune. Poi questo l'ho trovato, 5 armatura fisica e 3 di armatura magica, vabbè queste robette. E questo l'anello facendo, dando un fiore a un certo pazzoide. E così non l'abbiamo neanche combattuto e fornisce abilità a ristorare. 2 di armatura magica, che è qua, che non l'avevo preso neanche in considerazione durante il combattimento. Allora io vorrei vedere pergamena risurrezione quante ne abbiamo in totale. 4. Sì, no. Lascia fare. Bestia zaino. Ah, perché gli altri sono morti. Ok. Allora. Mi sa una bestia. Ok, che poi un nano arciere è anche un po' anomalo, solitamente sono gli elfi, però vabbè, c'era lui disponibile, ci teniamo lui, eh. Poi non mi sta nemmeno così antipatico, nonostante io con quei nani non ci ho mai avuto molta simpatia nei giochi di ruolo. Allora, io se mi devo curare posso andare sul veleno, voi magari poi andiamo a dormire. Capisce che è il miglior modo per curarsi senza usare fiale. E qui siamo poveri in canna. Dario insanguinato. Andiamo a leggerlo. Se le voci sono vere, sarò ricca come un antico. Antico e ricco. Non ci si può aspettare di meno dal caveau di un re, persino se un'isola persino su un'isola prigione.
Tra l'altro, se somigliassi alle prigioni di Silverglen, scappare sarà facile come entrarvi. In questi giorni staranno catturando tutti gli orgomanti e gli ottali sull'isola, e per prenderli per il naso dovrebbe essere una passeggiata. Io il naso non ce l'ho perché sono scheletro, quindi almeno mi viano. Eccomi approdato, ho trovato un buon complice, dice di possedere un incantesimo di trasporto, è più stato semplice da planeggiare. Per ottenerlo ho dovuto solo promettere che l'avrei portato con me, ben lungi dai miei pensieri. Si sfoglia la pagina. E non l'avevo mica capito. Ecco perché leggevo tutte le robe a metà. Mi porterei. Va bellissimo, vabbè. Mi porterei un estraneo all'oro. Ma ok, vabbè. Praticamente sembrerebbe che dentro queste prigioni ci sarebbe un cavò. Ma allora il nano non ce lo porto. Perché so dov'è l'entrata. Perché in realtà il nano è il personaggio là che ci ha dato la missione. Perché in realtà lui ti dice, va bene, ho trovato guanti, te li lascia, però lui ti dirigerebbe dov'è questa entrata che è un po' nascosta, però casualmente l'ho già trovata, l'ho trovata all'inizio, perché se uno guarda bene la si vede, è un po' nascosta ma si vede, non è totalmente... Però ci sono anche i punti della missione. Bene, qua possiamo anche andare. I tre coccodrilli sono fatti. Un orango tango. Voi non vi avvelenate, ragazzi, su. Questa è chiusa, però non capisco perché raccogli scassina o scassina. Ecco, posso. Livello furtivo troppo basso. Allora andiamo a vedere anche queste cose qua. Buonas, quanti punti ho? 1. Furtività. Furto. Scassinare. Beh, io direi che lo faccio anche perché. Cioè, come se avessi i grimaldelli incorporati nelle dita o i pugni nelle mani, come si suol dire. Apri. Scassina. Allora, non ce l'ho fatta, è troppo basso. Ah, no, ce l'ho fatta. Beh, però, freccia di veleno. Però la posso usare una volta sola. Insegna abilità pioggia, no. Ma la più cretina l'ho trovata io. La cosa molto figa di questo gioco è che se voi lo rifate più volte, la stessa cosa, troverete loot diverso. È una cosa molto interessante. Quindi se uno per dire lo finisce, lo vuole rifare, oppure vuole rifare il combattimento più volte per trovare cose diverse, a parte che vabbè, al momento sono cose talmente banali che non conviene. Guarda questa. Tanto l'abbiamo fatta. Ah, allora, riposiamoci. Prima di tutto, prima regola. Dopo ogni combattimento. Perché poi uno se lo scorda. C'è un altro qua. Si alza uno e si va a letto uno e si alza l'altro. Te. Vai a dormire per i cavolacci tuoi. Non è che gli devi stare a fare guardia. Ok. Poi anche lui dovremmo comprargli un arco decente perché quello che ha fa veramente schifo. Va bene, tutti full vita. Ok, andiamo con lui. Dai, ce l'ho. Give me your map. I'll show you where to go. And hurry.
Non c'è tempo da vendere. Andiamo. Seguimolo, seguimolo. Vabbè, io tanto so dove va. Io farei la missione anche se devo condannare Koda Guizzo. Non lo vorrei fare, ma mi dà anche un botto di punti. Siccome nelle prigioni ci sono stato proprio un'antichia, nel senso che non le ho fatte, però ho visto che ce la combatte parecchio. E direi che mi saranno qua 6.000 punti. E ci serve. Tanto lui è andato, so dove è andato. Ah, Griffo! Consegni le arance. Dai. Juice squirts through his hands as he desperately rips through the rind. Looks like everything's accounted for. Now the important question. This Griff is nothing but a fun. Don't give up Sting. I don't want Stingtail's blood on my hands. Griff would kill a fellow over petty theft. Allora, io se non lo denuncio, mi dà un nuovo tratto che è eroe. Con eroe noi possiamo dare delle risposte diverse, mi sembra aver capito. Il problema è che io non li posso combattere, ma né ora né tra... Cioè, io ho bisogno di questi punti, purtroppo lo devo fare. Anche loro non sono, vedete? 14.000 punti, credo, divisi fra tutti, però. Allora, io dato che purtroppo ho dovuto fare il nome per liberare il vecchio qua. Dai, sì, ti ha liberato. 850 punti, quindi 1.400 più 850. Insomma. Qualcos'altro da chiederti? Ti mostrerò la via di fuga? Ho qualcos'altro da chiederti. Chiedi cosa intende l'elf. Shihela. Messia, una saggina, bambina. Eppure è anche un po' di tosse questa Sheila. È tutto. Che è... Ma attacca! Che sputato. Chiedi cosa hai in mente? Ma ha attaccato qualcosa? Va bene, lei mi chiede protezione. Pericolosa, ti condurrà alla libertà, sì. E devo consegnare questo amuleto ai elfi sopravvissuti. Vabbè, la tribù di Shele nella grotta, che l'ho già incontrata. Lui va nella grotta tanto. Allora, noi andiamo un attimino da Koda Guizzo, gli diamo la bellissima notizia che l'abbiamo denunciato, quindi lo cercheranno di sgozzarlo ogni 3 secondi, però mi sono dovuto vendere, ragazzi, per forza, non l'avrei voluto fare, ma questi punti per combattere mi servono e cercheremo di difenderlo il più possibile. Infatti, arriva subito l'attacco. Cerchiamo di fare. No, non state tutti attaccati così, che con un colpo vi pia tutti, no? Vai tutti appiccicati così. Ah, ma se ci fortifichi anche noi non era così malvagio, direi. Allora. Io sono quello che preferisco prendere le botte, perché sono quello che c'ha un pochino più di corazza. 142 di vita c'ha questa. Questa ci sciotta però, se ci piede mira. Ok, gli altri si devono spostare però. Purtroppo l'evocatore... Mettiamogli una distrazione. L'evocatore è troppo figo. No, fiamme non meglio di no. Allora sta a me all'incarnato. E gli eleva un po' di scudo fisico, va bene.
Vedi niente. Allora, sta lei dov'è? Lei è qua. Allora, allontanati un po'. Non ci arriva. Anche perché è accecata, mannaggia. E non ci arriva perché è accecata. Incoraggiato. Anche al... Ah, lei no, ok. Vabbè, termina turno e sta all'arciere. L'arciere deve andare parecchio lontano. Non ti fa colpire, per favore. Mi ha accecato pure lui. Ai, su 23. Guarda che il nemico è lui, eh. Mi sa che da solo con la pizza sarebbe stramorta. Ancora, quanto dura sto accecato? Scusate, eh. Allora, io uso pace mentale. Ok. Ha fatto? L'ha colpita. Sei un grande, ti voglio bene. Va bene. Ah, è neutrale, non è manco amico. Per fortuna Shamira non mi ha preso. Mamma mia, non gli faccio nulla. Ampolla d'olio, ma si sì, ci crepa anche con l'ampolla d'olio però. Niente. Allora, totem elementale. Collegame del fuoco. E no, colpisco anche lui. Però gli dà fuoco. Ancora. Niente, oh. Allora mi avvicino. Addormentata, perfetto, basta. Ok. Questo accecamento è utilissimo, contro i maghi. La devo mettere a qualcuno. Che lei è addormentata, quindi salta il turno. Chi sta? A lui. Però se la colpisco si sveglia. Quindi non la colpisco. Adesso si è svegliata. Ottimo. L'ho messa alle strette. Un po' alla volta gli leviamo. Totem del fuoco, del veleno. Stiamo massacrando. Niente, danni 13 buoni, ma sono danni sull'armatura diretta, purtroppo. Però siamo troppo addosso. Buono. Oh. Buoni, buoni. Tocca ancora. Come no? Ah, va sulla superficie. Ok, allora danni normali famo.
Ma ti sei rincoglionito? Aia, aia, questa c'è, fa l'esplosione di qualcosa, cestina tutto. Ok, solo lui. Vabbè, si è condannato a morte. 1000 punti. Mizzica, così tanti? Prenderemo parte dell'arte della conversazione. No, ma facci parlare lui, che è la stessa razza. Dove è finito? Ma si è addormentato, cioè proprio gli frega niente. Thank you for saving me. I do not have much to give. Cioè, I mi ringrazia anche. Praticamente è come se gliel'avessi mandato io, perché l'ho condannato io e poi l'ho aiutato perché, vabbè, sto facendo praticamente il triplo gioco, non il doppio. Cioè, sono costretto, non è che lo voglio fare. Sapone, bottiglia rotta. Che c'ha questo, il sapone, la bottiglia rotta? Non c'ha niente. Che tristezza. Cosa mi avrebbe dato? Non mi dà niente. Cosa mi ha regalato? Così, no? L'arco prediletto mi ha regalato. Ce l'avevo già. 5-7 fisico. Lei che cos'ha? 5-7 fisico. Mamma mia. Allora, dobbiamo anche vendere un botto di roba inutile che abbiamo addosso. E prenderci un arco un pochino meglio per il nano, perché già è basso. Vabbè, questo tanto c'è già la tosse, è in via di, secondo me è sulla strada giusta per andare all'altro mondo, quindi anche se lo fanno fuori, vabbè. Allora, qualcuno che mi venda qualcosa era che vendeva qua qualcosa di utile. Lei, poi dobbiamo andare alla grotta, alle due grotte, anzi. Signorina. Sì, intanto questa si era già a letto. Vendimi qualcosa di utile. Di utile, eh? Totem elementale. Allora, libro infusione di vista acuta. Sblocca l'attacco a distanza per incarnato. Fornisce 16 di armatura magica. Ma quindi questa ha un'abilità da fare sull'incarnato? Potrebbe essere interessante, però l'incarnato ha poca vita, non so quanto convenga. Oppure no, ma molto probabilmente questo lo fa nascere già così. Quindi è un incarnato leggermente più forte, forse. Questa roba ce l'abbiamo già, però 321 non mi sembra molto il caso. Io più che altro vorrei un arco. 3-4, oppure anche una bacchetta mi servirebbe, un pochino migliore, più un accacciatore. Beh, questo andrebbe a lui, però 4,60, ragazzi, che prezzi ci avete? Quanti soldi ho io? Sì, ciao, arrivederci. Che poi magari la compri dopo un'ora, magari te ne trovi uno migliore e hai sbuttato via soldi, no? Tanto so come va a finire le cose. Quanti soldi abbiamo? Ragazzi, cassa comune? Forza,
raccanelliamo gli spiccioletti. Ho capito, io non c'ho nulla, dovrebbe essere quello che c'ho di più. Ma poi non c'ho nulla io. Ho solo questi 99 spiccioletti. Ah no, 268. 367. Qualche domanda da merci, su. Allora, boccale d'acqua, ma io non ho mai, non credo che noi bisogna mangiare, quindi non ho capito con questa roba cosa ci. Effetti sconosciuti no, effetti sconosciuti no, non si sa mai. Pergamene, pergamene me le tengo tutte. La pioggia, dai, la pioggia ce l'ho io, basta, anche troppo. Quanto mi dai? 51 solo? Mamma mia, nulla. Pantaloni brutti. 5-6 di arco, dai, su. Questi non potrebbero servire. 3-4 d'aria. Guanti brutti. Mamma mia. 114, oh, quando devono pagare non ti danno nulla. No vabbè, ma dammi 447 e famo pari, no? Accetta. 481. Vabbè. Allora, qui c'è una che vende delle robe rubate, che a me se sono rubate sinceramente non me può fregare di meno. Basta che sia roba. Era lei che vendeva. Ma questa è la mia futura moglie. Vabbè, è che fa un bel affare, eh. Perché voglio dire, sono un po' magretto, ma insomma, sono un bel tipo. Beh, qui dice che lui c'è la roba rubata. Dai un'occhiata. Adrenalina. Questa è roba dell'evocatore. Anzi, no, adrenalina in realtà è roba del. Di quella del. Con i coltelli. 11, ma noi questa qui non ci serve purtroppo. Le armi fisiche 9-10 veleno. Il veleno servirebbe a me. Servirebbe di molto a me il veleno. Coltello. Armatura 794, ragazzi. Di che stiamo a parlare? Lei c'ha delle cose un pochino più buone, ma. Questo per curiosità. 338, ma al momento col 6-8 d'acqua non ci faccio niente, però non è quello che vorrei io. Questo costerebbe 100, non comune. 9-10 veleno. È che costa, mi tornerebbe bene, ma costa un botto. Vabbè, alla prossima. Allora, andiamo dal vecio.
chiaramente il veleno serve perché mi cura. Però spendo tutto. Allora andiamo, ecco il vecchio, è rientrato adesso. Sei tutta intera. Sei tutta buona. Sta bene, Amiro, sta bene. Qui stanno a fa... Che fa? Sì, non morirà. Mi serviva solo una via di fuga, fondamentalmente. Chiedi cosa faranno quando lui uscirà, saranno riuniti. Dice di parlare con gli elfi erranti, ma dove sono sti elfi erranti? Chiedi a Sheila come ma chiedi come mai Sheila è così importante per lui. Dice che ci condurrà a casa. Vabbè, sei contento di averli aiutati. Ma può anche ci stare che lei c'era la mistica. La nuova Milo. Vabbè. Andiamo pure con lei. Ah sì, sì, ora praticamente entra di mezzo Loz. Perché ogni tanto c'ha questi svarioni. Nota il sudore che impera la fronte e chiede cosa sta succedendo. Sta andando fuori, ogni tanto da fuori di testa. Vabbè, avanti. She darts over to the elf without responding. They begin talking in earnest, more quietly than you can overhear. Almeno c'è i suoi segreti. Snatches up both the elf's hands and leans close to her. Her voice rises. You have to tell me. Tu devi dirmelo. The whites of Losa's eyes fade to grey, then black. The color runs into her veins, crisscrossing her skin like lightning. She keeps hold of Sahela's hands. Il bianco degli occhi di Losi diventa grigio e poi nero, ci siamo. Questa prima o poi mi fa fuori tutta la squadra, compreso me. Son sicuro, però me la tengo dietro perché mi incuriosisce sti svarioni che ha. Lei cerca di convincere, tu appartieni, non so se sarà indemoniata, sarà, non so. Sheila fa strette, dolorose fasciature. Io leggevo, lo sgrida come una tavola. No, è rigida come... Ma perché io leggo sempre... Ma io ho dei problemi seri, ragazzi. Io leggevo, Lose è grida come una tavola. Io non capivo. È rigida qua. Tesa nello sforzo per tenere la mano di Sheila fra strette. La mano di Sheila fra strette. Dolorose fasciature. Ah, fra strette, dolorose fasciature. Ok. Vabbè. La sta violentando? Lasciami stare, per favore.
Un sorriso sinistro si diffonde sulle labbra di Lucy. Scacciona l'elfo verso di lei. L'elfo lo quace con tutte le risposte. Mi domando che sapore abbia il tuo sangue. Di sangue. Ma dobbiamo indebolirla. Si sveglia se è indebolita. Dobbiamo ferirla per proteggerci, capisci? Vabbè, allora. Scommetto che il sangue degli elfi ha il sapore del miele, come il nettare, con la gioia, come la gioia stessa. Scopriamolo. Insomma, volmena le mani, dai, su. Noi gli diamo una mano ancora. Abbiamo salvato il vecchio, abbiamo salvato la giovine. E abbiamo salvato tutti qua. Ora meniamo pure una di noi. Vabbè. Tanto non credo sia detto indebolirla. Non va ammazzata. Ma più 5 ha preso da dove? Diventerà mia brava tutta ad un colpo, eh. Oh, più 6 di non so cosa. Più 16. Vabbè, lui aveva bisogno anche prima del combattimento, quindi vabbè. E poi di meno. 8. Questo è amico nostro, no? Allora, mandiamo lui che tanto magari fare la distrazione e poi la fulminiamo se non becca me. Oh, pia fuoco tutto qui, attenzione, per dare una colpa a me. Oh, perché lei mena lui? Chi è? Rulla, perché mena Eloidi? Ma basta, basta. Oh. No, aspettate che si sta. No, pioggia, 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 pioggia. No, se no me la ammazza davvero. Ok, quasi quasi full di vita comunque. E mo voglio sapere. Non guardarmi così. Di che non la stai guardando come se niente fosse. Se lei vuole parlare di quello che è appena successo, per te va bene. Ah, proprio accondiscendente al massimo. Dire che hai quasi ucciso una ragazza innocente, la guarderei come ti aggrada. In effetti, scusa. Io non ho fatto niente, era quella cosa. Qualunque cosa sia, è solo un visitatore, non ha niente a che vedere con me. Ti capisco, però, insomma. Di che comunque se insomma finirà ammazzata ci finisce lei. E dice non te frega niente. Sei solo preoccupato che la cosa possa metterete nei guai. Ma se ero preoccupato ti mandavo fuori. Cioè sono preoccupato però. Allora chiama se sta bene, soltanto che sta. Sì, sta bene, non è successo nulla. Va bene. E riparliamo con lei. Vabbè, chiedi come sta Miro. Smiran poke poke. Si auto migliorano quando stanno, basta che stiano insieme. Dile che Amira ti ha mostrato la via di fuga e dovrebbe unirsi a te, la proteggerà. Eppure dile a Amira che ti ha chiesto di portare un segnale alla sua gente in modo che potessero venire a salvarla. Her face falls at the mention of her home. Her hands fly instinctively to her eyes, as if to wipe away tears. But she says, my people, I miss them. La mia gente mi manca, ma non possono salvarmi. Questa vuol morire a tutti i costi. Chiedi come mai, se hanno a disposizione esercito abbastanza grande e numero sufficiente di navi, non c'è motivo di credere che forte gioia
non possa essere conquistato. Chiedi da dove viene e dille che anche a te manca tua gente. Vabbè, io gli dico la prima. Non è destino. Noi restiamo forti. Allora non problema, cioè mi avete fatto fare tutta sta manfrina e poi andiamo e rimani forte gioia. Allora va scusa. E fai fare tutto sto casino, mi fai coda guizza, l'ho condannato, ho dovuto combattere, ho liberato il vecchio, sono andato a compromessi con Griff, là, quel furfante, schifoso, t'ho salvato anche dalla compagna mia, che l'ho portata io, però insomma l'ho salvato, poi dice no, ma io voglio rimanere qua. Vabbè. Da dove vieni, insomma? Dai, cambiamo discorso, da dove vieni? La terra è la patria, la casa è il sito del mio popolo, ma che palle sta gente quando parlano così. La mia patria è lo spirito, io sono nata nel mondo. Ma va a cagare, ma che, anche che te lo chiedo. Sì, anche a me manca la gente, ciao. Dire che hai mostrato una via di fuga, dovrebbe iniziare te la proteggerai. No, non ti ci voglio più. Dobbiamo restare qui, Eleonore, ma non insiste, lascia fare. Ma lasciami, stai. Ah, allora, armatura scaglie. Poi possiamo scegliere un oggetto, ragazzi. Sciame zanzare, no. Elmo magico 64, 120, 64, robettina però, mannaggia. Scarpe da mago. Ma sei manguanti questi. Scarpe da mago, 2 fisico e 7 di magica. 7 di fisico e 2 di magica. Armatura scaglie rivestita con la magica. E costa. No, ma costa. Quanto ci vuole per me? Livello di forza 10. 2-7 Melmo no 4-3 Che pio? Questo lo darei al nano. Vabbè, io pio le scarpe da mago su. Mamma mia che robaccia però, mi aspettavo qualcosina di più. Oh, santa pazienza, dove sono qui le scarpacce? Beh, ora mi sento veramente arrivato con queste scarpe. Però 537 di oro. Ma molla i semi. Ok, anche lui ha le scarpe così. Che schifo, posso dire che schifo. Allora, mettiamo anche un po' di punti. Allora, disponibili 4 tra forza, destrezza, intelligenza, costituzione, memoria, arguzia. Allora, io intanto intelligenza sicuramente. Costituzione sicuramente. Ah, interessante. Arguzia. Probabilità di critico. Capacità di scovare trappole e tesori. Vabbè, anche questa. A me servirebbe tutto. Come si fa? E memoria, dai. Disponibile uno. Un altro di intelligenza. Poi disponibile 2 armi. Io la mia è 2 mani, credo, il bastone. Sì. Però leadership possiamo scegliere tra armi a distanza, 2 mani, una mano, doppio, oppure leadership. Sono io che batto sul tavolino, ragazzi. Leadership fornisce bonus schivata ed alle resistenze a tutti gli alleati in un raggio di 8 metri. Ok.
8 metri, deve essere attaccato. Ripristina l'armatura umana una volta ripreso da congelato stordito. Beh, questo è buono. Riflette i danni ricevuti verso attaccante del 5%. Però c'è anche questi. Questi aspetterei, ragazzi, perché c'è veramente un botto di roba. Bisogna essere questo ingegnoso, non morto, occhio di falco, ne posso scegliere un altro. Anche questi aspetto perché li devo leggere tutti, ragazzi. Se volete li leggiamo tutti, però ci mettiamo un botto di tempo. Allora, lui è arciere, quindi destrezza, costituzione. Due soli, perché è arrivato dopo lui. Poi lui 4 punti, gli mettiamo costituzione, 2 punti di intelligenza, 1 di memoria, e lei 1 di intelligenza e 1 di costituzione. Penso che sia giusto. Poi va bene, tanto un pochino di cose le abbiamo aumentate, anche se non tutto. Allora, qui credo che abbiamo fatto tutto, no? This is very good, thank you. Do not forget what I ask of you. Sahela, I... It is not devotion to Sahela. It is devotion to cose. Allora, io il nano l'avevo preso per passare qua. Vedete che qua c'è un passaggio. Noi non ci possiamo passare che siamo troppo grandi. L'unico che ci passa è il nano. E finiamo qua sotto, perché poi dopo, una volta entrato il nano, prende la scala e apre quella botolina lì. E c'è praticamente questo signore qua. Lord Whitewatermore. Che lui ti dice che è petrificato, è migliaia di anni che è qua, o centinaia, credo migliaia forse, e noi dobbiamo rimuovere la lancia, però dice che è bloccato, quindi dobbiamo trovare qualcosa, chissà dove, chissà quando, sinceramente non lo so, qui non credo che ci sia niente altro. Ok. Io penso che qui al momento possiamo uscire, giusto? Adesso io vorrei dare un'occhiata a Coda Guizza, qua se ha bisogno di qualcosa controlliamolo, anche se ha bisogno lo togliamo una mano, vediamo un po' se succede qualcosa. No, andare tranquillo, questa sta facendo i suoi bisogni, signorina. Però poteva andare anche un pochino più in un posto un pochino più nascosto, no? Capisco che siamo nel medioevo qua, siamo nel... Allora andiamo nella famosa grotta, che credo sia qua fondamentalmente. Gawain è là. Ci aspetterà qui allora. Mi fa l'idea. Dov'è? Ha rinunciato? La bandiera qua, ma dove? Ma che, si è rimpiattato? Dov'è? Mette la bandiera qui
Ma lui non c'è. L'hanno ammazzato? O non lo vedo io? Non c'è proprio. Dice che praticamente è qua. Ma non c'è. Boh, io guardo anche da me. Non l'ho capita questa, eh. Vabbè, comunque più o meno so dov'è. Ora il punto proprio preciso dovrebbe essere qua. È qui lui. Vabbè, sono bravo io allora. Andiamo signorina, su, si muova. Cova nascosta. Forchetta no grazie, non penso mi serva. Guanti infangati, vabbè, la lente è ottima. Chi vuole guanti? Siamo veramente in una situazione scandalosa, eh. Saranno tutti full vita? No. Perfetto. Però scusate un attimo, lei non ha per rigenerare lo scudo? Lei non ha scudo magico, ci credo che vi aggiunti il secondo. Sì, lui vuole essere teletrasportato. E Gavi mi sa anche di uno abbastanza fortarello. Allora, li ho indossati quanti? Sì. Allora. Now, teleport me down to the ledge behind me near the tree stump. I'll bring you right after. Trasportami giù fino alla sporgenza dietro di me, vicino al tronco dell'albero. Sporgenza dietro di te al tronco dell'albero. Aha. Qui. Io ho paura che lui voglia rubare tutto e però lo dobbiamo menare. Allora, il guanto dov'è? Eccolo qua. Anche questo è spettacolare, ragazzi, sto cosa qua. Qualche scherzo, eh. Sì, sì, aspetta che ti trasporta anche l'altro, che non è che mi fido tanto andà solo. Aspetta, stai lì, eh. Ragazzuoli, dai. Lavoriamo un pochino. Tocca a te. Di nuovo io. Bisogna aspettare tre, no, di più, 3 secondi. Manca la signorina, venga, come puoi raggiungere? Venga. Non si fida.
Magari faccio male, perché non c'è bisogno di questo teletrasporto. Tronco. Ma è il momento di utilizzarlo adesso, il discorso qua. Teleport me to that great mossy stone across the ravine. There we can sneak by the guards without too much fuss. Teletrasportami verso quella grossa pietra mostiosa. Qua, dov'è la grossa pietra mostiosa? Questa qua, ok. Però qui c'è una roba. Se lei ha pazienza, io vorrei vedere che cos'è questo, perché magari si può fare anche dopo. Che cazzo? Ho sbagliato! Merda. Non mi sa che non... Non posso! Ma perché? Ci potevo mandare uno solo, no? Anche io sono un genio proprio. E mo? E mo va lasciato là lui. Perché qui non ci sono altre salite. Devo trovare la maniera di tornare indietro. Tacci mia, tacci. Elfo Movato. Una mano e una lettera. Fammi vedere. Vabbè, punto. Cos'era? Punto fradicio, c'era scritto. Eccolo qua. Queste sono le mie ultime parole. Chiedo che uno dei miei simili del mio stesso cuore le legga. Carissimo, consumami e ricordati. Non sono perduto qui per sempre. Tuttavia te ne andrai e mi prenderai con te. Ti prego. E ti lascerò quando andrò in bagno. Perché se ti devo consumare... Allora. E niente, dobbiamo andare nella grotta per forza, perché ho sbagliato. E qui, passaggio nella caverna. Qui ci sono le prigioni, ragazzi. Io qua mi sono fermato. E qui c'è un gran casino. Purtroppo. Oh, mandiamogli il nano. Che nano con nano. Porta quella ragazza il suo succhia testa. In che senso? Dile che dovrebbe rivolgersi a lui, sembra che sappia qualcosa su di lei. Hey, loudmouth, what gives? I'm trying to relax here, aren't I? Whatever's going on with you and your passenger, I don't really need it in my vicinity. Ci non la vuole accanto a lui. You can see it. Ah, ma lui sta vedendo. Ah, sta percependo che lei è indemoniata praticamente. Interessante. È un mistico. Ma un mistico. Fratello del masticà. Anche se in passato era una specie di demonologo, o almeno studiavo per diventarlo, in tutta onestà non ho mai dato prova di avere il talento necessario. Ne ha parlato un po' di quello, un po' di quello, insomma, il classico jolly quando uno non sa fa niente. Ho un demonologo, mi viene da leggere dermatologo, chiedi se tipo che poi forse è la stessa cosa. Un dermatologo, chiedi se ti potrebbe aiutare con la cosa che alberga dentro di Luz. Chiedi qualcosa sul maestro, probabilmente potrebbe saperne qualcosa di più. Chiedi cosa ne pensa di vedere dentro Luz.
Ne dubito. Exorcism's a tier 3 skill. Vabbè, sei un coglione. Allora. Make yourself useful. There's gotta be something you can do. Well, I might be able to tell you exactly what's inside you. Might be any number of things. Ghost, floater. Tutti dentro. Dreamer took a wrong turn somewhere. Dice, le possibili risposte sono molte. Ti potrebbero essere dentro di te, potrebbe esserci un fantasma, uno spirito, un vagabondo, un sognatore, un senziente, un demone, un angelo, un tutto. He places a thumb on each of Losa's temples and one foot gently on hers. Vabbè, gli pone il pollice su ciascuna dei tempi e decatamente un piede sopra il suo. E ballano. E senza baffa niente. Wow. Holy stars, that has turned you into a meat puppet by now. Va bene. E quindi? You need help. Don't I know it? Do me a favor. Get out of here and hie to the north of Driftwood. My old master was hot on the heels or something there. Ah. Can help you, il suo praticamente maestro, la città di legno. Chiedi il nome del suo padrone. Ma non sa dirlo. Ah, non oso dirlo. Don't you worry. There's something like that inside you, Luxor. He'll either come to you, or you'll be drawn to him soon enough. Dice, lui verrà da te o Saret? Sì, però bisogna sempre andare alla città di legno. Vai, prova a farlo parlare con il nano, vediamo se fa familiarizza un po' di più. È una buona ragione per interrompere questa stanza privata, di che era aperta, di che sta cercando l'uscita, se ne conosce qualcuna. Va bene. Dì che la cella era aperta. No reason to scramble out, mate. It's hot and busy out there. Who you got? You haven't met a particular fella here, have you? Tall, black beard, intense way of looking. Punch up for metaphor. Tipo particolare, alto, barba nera, con uno sguardo intenso, propensione alla metafore. Avevo letto metamorfe. Ma perché? Io ho problemi se. Ho letto metamorfe. Digli di no, che non siamo tutti a nessun del genere. Digli che ti suona familiare, non ne puoi essere sicuro. Ma diciamo che mi suona familiare, così magari lo incuriosiamo, perché vorrei che ci dia una mano questo, fa qualcosa. Va bene. A te, dormi un po', vai che. Però lo scudo come lo recupera? Perché io non ho fiale che recuperano lo scudo. È un bel problema questo, perché è una cosa leggermente importante, ma proprio leggermente. Allora, diario, mappa, dialoghi, qualcosa che mi dice come fare le pozioni. Combinazione non valida.
Ecco, porzione dell'armatura piccola. Sì, sarà veleno. Ah, curativa. Allora, curativa. Ho capito, ma tutte ste piante ne ho trovata una. Questa. Addirittura. Visir completo proprio. Zaini, non abbiamo niente. Il problema è che... Allora, facciamo un po' di ordine. Lui tanto non gli serve. Anzi, lui dagli il veleno. No, tutto, tutto. Ma lui dai il veleno e tutte le pozioni di cura le porti giù, tanto a te non ti servono. Ora non è che serve. Poi dividi, lasciamene due. A bestia. Due al principe rosso. Queste però non te le vorrei dare perché comunque non è che escano sull'albero, eh. Ok, 2, 3 e 2 più questo. No, vai. Rexxon! Grande! Ti piace questo gioco, Rexxon? Ti piace? Molto di lettura, eh? Ma sì, io poi vabbè lo aspettavo da tanto, aspettavo l'italiano, perché l'inglese, se lo devo fare in inglese mi sparo. Però a me piace un botto. Allora, scassiniamo quei ditini. Secchio. Non c'è niente? Armaiolo provetto. Ah, ma il secchio è un... Cioè, me lo posso mettere in testa il secchio? Ma dai. Speriamo che dentro il secchio non ci siano robe, eh. Dove è andato a finire il secchio? Armaiolo provetto. Leggi. Rigomante riflette su come la combinazione degli elementi magici o uno shiv, un bastone, un bastone, un arco, possa fornirgli una bacchetta di fortuna. Buono. Eh sì. Io l'avrei letto, aspetta che... Sì. Vabbè, non mi ha dato, solitamente mi dava la notifica, ho imparato qualcosa di nuovo. Allora, due di armatura, siccome noi siamo dei barboni, ci fa comodo pure questo. Te. Guarda bellino. Ma guarda che bellino. Colpisce tutto, eh. Andiamo. Ora sì. Niente.
Allora, qui ho paura che non sopravviveremo, perché qua non mi sembra tanto un posto adatto a noi. Scassina. Vasina, il signor Vasina. Chi sei tu? Esci di qui. Dove stanno le guardie? Ma non chiamare guardie, cretina. Ma se sei in una prigione e ti aprono, ma chiami le guardie. Ma sei proprio cretina, allora. Allora, stai zitta. Oppure con calma, suggerisci di restare con calma, in silenzio. Intelligenza, io sono alto in intelligenza. Eh no, però questo è un altro attributo. Aspetta un attimo. Fallita. Successo impossibile. Ma guarda questa stupida. Oh, l'ammazzi, Che barone rosso. Ce l'ha fatta. E sto tra animali. Exor, come va? Bene. Ah, Apex, sai che non l'ho più. Non l'ho più ripreso. Te ci stai giocando? È carino, però bisogna essere, diciamo, bisogna essere un po' assidui nel gioco, perché sennò bisogna prenderci un po' la mano. Io ora ho comprato FIFA, quindi lo voglio portare. Poi è uscito questo in italiano, quindi mi sto un po' portando queste robe qua. Ah, comunque è carino, anche se a me i Battle Royale non mi piacciono, però fra tutti i Battle Royale, se dovessi scegliere, sceglierei Apex. Dice, d'accordo, sono io, sospira, fanno cose terribili. Se pensassero che sto tentando nuovamente la fuga, mi faranno ciò che ha fatto a lui. Dille cosa ha visto, dille che stai cercando una via di fuga, come hai fatto a scappare. Chiedere cosa hai visto. Ok. Hanno torturato qualcuno, cercavano un eletto. A letto. Gna gna gna, e non l'ha detto però gna gna gna, io aspettavo il gna 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 come lo diceva, non l'ha detto. E c'ha la tosse. Allora, dille che stai cercando la via di fuga, dille che non può stare qui, non è sicuro, no, davvero? Ho capito, tanto mi faranno fuori sicuramente. C'è un rifugio nelle paludi della morte. Capito? Ma queste paludi della morte dove sono? Dire che non posso essere qui non è sicuro. Dille che non morirei qui, la lascerei a forte gioia o morirei provandoci, sempre con gioia. Dille che non importa, dovrebbe restare nella cella, se tu te andai... ma noi siamo al completo. Sta giocando ad Anthem ultimamente. Io l'ho visto Anthem, che poi vabbè, fa sempre, diciamo, Apex ha ripreso da Anthem, però io ne ho sentito parlare abbastanza male, non lo so.
Io penso che non lo prenderò perché non è un genere che mi attira tanto, quindi. Comunque, lei sarebbe dalla nostra parte, però scusate, qui c'è un buco grosso come una casa. Cioè. Allora. Io qua vorrei girare il meno possibile perché qui come ci scoprono ci fanno secchi, eh. Scassina. Muffled sounds suggest that this scuffed old door leads up to the fort's main floor. It's bound to be crawling with magisters. No. Non è una buona idea. No, ma lo temo io. Non, dici, non temo cosa c'è di là. Lo temo io. Scusate, ma non è che. Capite se avventurosi, ma essi totalmente scemi? Anche no. Non ci sono prove da quante parti. Qui c'è gente, c'è gente. 1, 2, 3. Troppi. Proviamo a scassinare questo senza farsi vedere. Ha salvato brutto segno. Ha salvato brutto segno. Quando salva vuol dire che c'era il casino. Meno male che con queste dita qua apre tutto lui. Beh, un bel tavolo di torture, io ci farei una bella pennichella. No, guarda che. Oh! Stavo scherzando. Ma poi sono di ossa, non. Vabbè, no, niente. Secchio, un altro secchio. Grazie, tutto sto casino, tre secchi in testa ci abbiamo. Cosa vogliamo fare? Allora, chi è che vuole il secondo secchio? Vai, signori. Ah, che carina, oh. Sei così brutta. E bisogna mettere un secchio in testa. Mortacci. Cioè, l'unica donna manco carina. Allora, io proverei ad andare da qua a sto punto, che mi sembra meno solamente sta cosa della telecamera che non la muovi. Se non la muovi. Dove sotterraneo? Ci ha dato 500 pie così tanto per. C'è niente? Noi abbiamo anche i guanti del teletrasporto, quindi attenzione. Attenzione. Funghi, pigliamoli. Ah, qui si scende. Ma mi spezzano a tutto. Prima scheletro, vedete che c'è la robina. 200. Ma solitamente si trova 10 monete. Una fortuna a trovare. C'è qualcosa più avanti, c'è un lumacone. The fiery slime creature looms imperiously over you and utters a questioning gurgle. La creatura infuocata forte di melma incombe impotente davanti a te, lanciando un gorgoglio interrogativo. Io non ho mai capito come uno fa a fare un gorgoglio interrogativo, però. Di alla creatura che non capisci cosa sta dicendo. Perché ci vuole il principe, il barone rosso qua. Allora. Mi allontano. Lui parla con gli animali. No!
Ma no, ma fammi parlare un secondo. Dacci tua. Ma poi? Siamo morti? Chi sta? Allora, allontaniamoci. Pace mentale che mi dà un pochino più di attributi. Arrivano tutti, cazzo. Allora acqua. Ma con l'acqua però te frego. Ma non aspetta. Ah no, sta spingendo. Ha spento a metà però. Grandinata. Vediamo se ti garba sta roba. Non gli ha fatto un granché. Allora. Ci vuole un totem di acqua però. Devo posizionare su una pozzanghina d'acqua. Ok, perché il totem si lega a seconda di quello che trova a terra. Incarnato, così te la prendi con lui. Mi devo spostare, ma c'è anche un botto d'armatura, cioè. Ristorare, no. Ma c'è anche la ristorazione. Bagnato, ok. Bisogna farla fuori prima che questi salgano. Te esci. Però mi sa che là non ci arrivi. Non ci arrivo invece. Meno 14 di armatura. Bisognerebbe che si curasse. Sciame di zanzara è un pochino sicura. Più 15, va bene. Il nano è già cotto. Bevi. Fortificato. Trasforma il bersaglio vicino in pie. Però vicino. No, questo non va bene. Questo non va bene, allora frecce normali. Termina perché ho bevuto la pozione. Grande. No. Porca boia, 36 in un colpo mi ha levato. Non ci si fa. Ah, non ci si fa, cioè. Proprio impossibile. 36 in un colpo mi ha levato. E che gli dico? Cioè, ancora noi abbiamo levato l'armatura a questo. Incoraggio, incoraggio. Allora, siamo morti, dai. Pietrificato? No. Neanche quello. Te. Vabbè. Sta a me.
Beh, ragazzi, direi di ricaricare, intanto ci ho appena salvato. Tanto qui siamo morti, dai. E siamo morti. Madonna che botte tira. Non pensavo. Perché se si va con il principe rosso, lui parla con gli animali. Vedete che a volte è importante. Sembrerebbe una cavolata. E invece a volte è importante parlare con gli animali. Ah, la pelle dell'elfo, quella è un cadavere. È vivo. Sei tu, Verdas. Sei un po' verde, infatti. Cercando di ricordarsi, siete già incontrati. Di che non ci sono molti umani in queste parti. Deve essersi confuso con qualcun altro. Noti che le concedette a un elfo. Noti le condizioni dell'elfo e mormori. Piano che ha perso i suoi sensi dal dolore. Che di cosa è successo? Amore? He spasms suddenly. Do you know Dallas? She fears us. Of course she does. She knows what we'll do. Io Dallas non mi ricordo. Ma lui vuol tirare fuori tutti, capito? Però dice che lo tirerei fuori di lì. Porta una mano sulla sua guancia e digli addio. Di che avrebbe dovrebbe lasciare che tu metta fino al suo. Ma poverino, ma no, ma digli che ti porta di lì piuttosto. Ma non mi chiama amore, non. Ma perché amore? Ma ti posso saccheggiare? Io vedi, non ho un elfo in scuola. Va bene, comunque qua c'è una cosa molto importante che era il secchio. E a quanto pare basta. Comunque mi sembrano tutti parecchio sconvolti sta gente qua. Dai, si mette un bel secchio in testa. Eccolo là. Sono proprio brutti quei secchi in testa comunque. Va bene. Tunnel sotterraneo. C'era questo. Vediamo il prossimo ridà 200. Sì. Almeno questo me lo ridà. Funghi per le pozioni. Però ci sono altri funghi, ma in realtà me ne dà uno solo. E ne trovo comunque pochi. Ah, non facciamo lo stesso errore, eh. Può anche scendere di qui, ma poi mi sa tanto che
C'è da incontrarla lo stesso, alla regina. Baracus ci aveva raccontato quel guardiano con l'armatura, quello che era, diciamo, impietrito, che anche lui era sotto l'influenza di Bracus, ma Bracus è morto. Che Bracus adesso è morto da tempo. Sì, è stato sconfitto parecchio tempo fa. A trovarti un principe. Ho i miei dubbi. Va bene, gli facciamo dire la sua dolorosa storia. La fidanzata di Bracus? Ovviamente. Quindi è una maledizione. Ma la consegna a chi sta dichiarazione d'indipendenza? A tutti gli abitanti di Rivalon, nobili e plebei, si rende noto che le nozze un tempo pianificate con la sua altezza reale. La principessa Zentia delle Terre del Fuoco e il del posto caduto Bracus Re sono state annullate e devono essere depennate da tutti i registri pubblici. Ma lei l'aveva già pronta sta lettera non sapendo che era morta. La cosa è un po' sospetta. Inoltre Sua Altezza Reale desidera che si sappia della sua disponibilità ad accettare il corteggiamento da parte di gentiluomini di nota ricchezza e di lignaggio adeguato allo status reale. Quindi il barone... Lei ci poteva, dato che ha una linea reale, poteva anche fare fichi fichi. Si è andata male. Vabbè, quindi adesso noi siamo liberi di girottolare, a quanto pare. Queste chiacchiere tanto per chiacchierare. Ah, di qua si scendeva. Ok, si scendeva qua praticamente. Grimaldelli è anima tormentata, tenuto vicino all'orecchio il tesco riecheggia di una lieve ma terribile lament, come una sì, tipo l'una delle conchiglie, capito? Va benissimo. Qui non ci dicono niente, no. E se uno non aveva, per dire, lui nel gruppo, era un casino. Se nessuno sapeva parlare con gli animali, era un bel casino. Ma qui ce n'è un'altra però. Quindi una porta da un'altra parte. No, di qua, di qua.
non passate sul fuoco. Lunga vita sua altezza. Sì, l'ho già conosciuta, un numero un po' ballo. Ah, questa è l'arrampicante che va giù di qua, ok. Qui c'è qualcosa forse. Qui c'è stato un crollo. Però non credo che ci sia niente. Beh, che anche lui vede le cose sottoterra. Ottimo. Ah, cloroformio. Cloroformio è buono comunque. Cloroformio. Potrei mettermelo pure a me. Perché li mette a nanna solitamente col cloroformio. Ce l'ha lei. Lui no, lui c'ha l'evocazione, quindi va bene con l'evocazione. Lui. Ma si potrebbe mettere anche a lui il cloroformio. Però se poi se ne va dal gruppo. Perché io vabbè tutto non posso avere, anche perché tutto non posso utilizzare. Ovvio. Però siccome è abbastanza utile. Sono curioso di vedere dove finisce sta grotta, però, perché indietro non possiamo tornare. Un altro secchio. Basta, grazie. Pomidori, gavettone, tazza, 48 di oro, pezzi di carta e una appunto stracciato. ...792 di oro. Beh, ora cominciamo ad avere un bel po' d'oro. Dov'è il pezzo stracciato? Ho così tanta strada... ho fatto così tanta strada. C'è solo un piccolo tratto di terreno da coprire. Li sento parlare, questi strani esseri. Uno è di stirpe reale, credo. E gli altri sono i suoi discepoli. Ma quello che posso dire è che sono rinchiusi da molto tempo. La mia strategia è rendervi invisibile. Li sorpasserò di soppiatto durante uno dei discorsi più appassionati del re. Probabilmente non si accorgeranno nemmeno di me. Casa finalmente da Carvo Rusket, la mia fattoria. Vabbè, non mi cambia nulla fondamentalmente. Funghi, cosi, alghe. Non so cosa servono, ma qualcosa servirà. Sono fiducioso. Salvataggio. Aha. Siamo sbucati accanto al matto. Che è qua. Vediamo se il matto ci dice qualcosa di più. Allora, bene, questo è il passaggio, quindi adesso noi possiamo ritornare dove c'era il nostro amicone. Intanto facciamo così. Possiamo tornare dove c'era il nostro amicone e finire il teletrasporto. Intanto se lei ci vende anche qualcosa. Arco, un arco bellino. O una verga bellina. O un incantesimo bellino. Non c'è niente. Allora.
E io piglio anche uno, eh. Non mi schifo. La lente no, serve la mano. Effetti sconosciuti, non voglio sapere cosa possa fare con una mano mozzata. Vabbè, ma non c'ho niente, dai, lasciamo perdere. Alla fine mi serve pressoché tutto. Andiamo là, dai. Bella anche la musica, ragazzi. Mamma mia. Spero che si senta un pochino. Passaggio. No. Eccolo qua. Allora mi stacco. Ho capito, mi stacco, ma però scusino, anche gli altri devono venire. E poi ci sarebbe questo da prendere, soprattutto. Che ce la facciamo? Se io piglio a te. No. Secondo me c'è un passaggio dentro qua. E non te lo fa, non ti fa proiettare qua. Sennò sarebbe troppo semplice. Troppo easy. Vabbè, venite qua anche voi. Allora, se succede qualcosa sacrifichiamo l'enano. Il nano. Lenin. No, ma aspetta, però lui non mi può più. Bisogna che lui mi teletrasporti di nuovo. Perché io posso teletrasportare oggetti. Ma non mi posso teletrasportare. Inizia quanto gli ha levato. Signore. Teleport me to that great mossy stone across the ravine. Ma io non posso, non ho i guanti. Come famo? Ti posso lanciare i guanti? Perché sempre queste situazioni? Io non mi posso autotrasportare. Tira lì. Ma se li lascio qua a terra. Te. E la grande l'ha trovati, sì, bella scoperta, l'ho dati io. Allora, meno male ce l'ha fatta. Allora, cosa vuole? Non mi ricordo. Grossa pianta mustiosa. Come pianta mustiosa questo masso. Allora, però se ce l'hai, scusa, dov'è?
No. Me lo mette. C'è qualcosa che non torna. Perché non lo posso fare? Ah, non li ha messi. Ma allora sei stupido. Dove? Scusate, lui ha preso i guanti. E dove li ha messi? Non ce l'ha. Ma non ci credo. Ma se li ha presi lui? Cioè li ha fatti sparire. Ma come li ha fatti sparire? Non... Non ci credo, li ho fatti sparire. Cioè sono andati persi. E va bene, poi ragazzi la rifaremo off camera questa cosa, perché così non si può. Cioè li ha presi. Infatti lui non ce li ha più. Li ha presi e poi niente, li ha fatti sparire. Che cavolata. Vabbè, la rifaremo ragazzi. A parte che vabbè, si può anche caricare, tanto mi sa che ha salvato. Eh sì, ha salvato all'entrata del tunnel, quindi non abbiamo perso niente. Però queste manovre, poi vabbè, saranno manovre che magari non sono, forse non sono calcolate dal gioco. Allora. Ma dato che risiamo qua un'altra volta, direi che sentiamo anche se la commerciante, che diciamo che quella che c'è la roba rubata, sì vabbè è rubata, però c'è anche roba migliore degli altri, gli altri non c'erano praticamente niente. Ne facciamo un saltino di qua a questo punto. Il cane va, lagga. Cane che lagga. Hilde. Venga, signorina Hilde. No, allora non era Hilde, chi era? Hey, Freshie. What you heard about a crate of stolen supplies? Don't mind it, just a pretty piece. Griff might have told me. Pacing this place like a damn fool searching for... Her thoughts trail off to Marjorie. She waves you away. Hilde. Sì, vabbè, rifà tutta la manfrina. Dai. Allora, le spade non mi servono. Il forcone non mi serve. Tutta questa roba qua non mi serve. Sì, questa potrebbe essere utile. Però quanto vuole? 185. Sicuramente 5-6 acqua. 5-6 è buono, acqua.
Penso che sia l'effetto più debole di tutti l'acqua. Due fiale di veleno 108 di morte. Forse vende un po' di robaccia. Ah no, nulla. 4 per due vestiti logori. Però oh, il 4 è sparito, sei magnato. Vabbè, 3, dai, su. Va bene. Questo ce l'ha, l'elfo magico ce l'abbiamo già. 246. 2 di armatura fisica e 7 di magica. Più 1 di aeroturbo. Se ne può anche prendere un altro, guarda, non è che ci fa schifo. Questo è ottimo, ma 786. 5 resistenze a fuoco, 5 resistenze a terra, più 4 PS, riflette 10% di danni da mischia, come danni da fuoco. 786 unico. Però, vabbè, livello 10 me lo potrei mettere pure io. 786. Noi abbiamo 792. Armatura magica molto poca, però. È buona, però me le finisco tutti i soldi. Vabbè, dai, su. Tanto tutte le volte è così. 7,92, tutti proprio. La vuoi la forchettina? Guarda, ci mette sopra una forchettina e che ci metto? Io non so, magari gli do una roba che è poi utile. Vabbè, non so se ho fatto bene in realtà. Però io me la metto, per dubbio. E già. Poi lui si può mettere questa. Non è? 5 di fisica e 3 di magica. Beh, non è un granché. Però fammi vedere quanto sono carino. Beh, non è che sembra tanto un mago, però. Allora, siamo anche feriti. Giustamente. Ma c'è anche lei. Lei cosa aveva da vendere per curiosità? Minchia, ha inventato lei i collari, Dallis. Ci ha condannato a tutti. Può creare una strappa facce per te. Ma non credo. Rimuovere la pelle del viso da un umanoide. You another friend of Niles?
I told that Magister freak to get back to his little dungeon in the keep, and I'll tell you the same. I get the hell out of my way. Si è incacchiata. Vabbè. Cioè, gli ha fatto comunque una richiesta molto carina. Strappa facce. Allora, io direi, ragazzi, riproviamo per l'ultima volta quel tentativo. E poi magari se non funziona lo riprendo io off camera un pochino più indietro. E poi lo faccio off camera. E poi tenteremo di sconfiggere le guardie. Anche se... sembra un po' appesantito lui però. Allora io voglio fare prima una prova così a sto punto. Voglio vedere se io, buttando i guanti a terra, ad esempio qua, lei... The cat's eyes are clouded and grey, but it stares at you with acute intensity. No. Its eyes clear, and it shakes its head. Non fa casino. Sei buona. Nel momento. Ma anche lei se li frega. Com'è questo discorso che si ripassa in alto se spariscono? Sracciolati. Ragazzi, non capisco questa cosa, perché se io passo guanti in alto quell'altro non si rimette e spariscono, si risciula. Scusa, voglio fare la prova con un altro oggetto. Questo no. Non lo capisco io sta cosa, mi informerò, ragazzi. Mi sembra abbastanza strano. Va bene, ragazzi, io comunque a sto punto direi di concludere qua il game e poi, ripeto, lo rifarò questo pezzettino del passaggio off camera. E quindi niente, anche perché lui è l'unico che può, lui può teletrasportare gli altri, quindi se lui non mi butta giù io non lo posso teletrasportare, quindi diciamo che siamo un po' bloccati. E niente, ragazzi, io comunque vi ringrazio per avermi tenuto una compagnia e vi ricordo che la live è dal lunedì al sabato alle 5:30 su Twitch, e poi posterò il video l'indomani, posterò la live l'indomani alle 14 su YouTube. Quindi domani andrà la terza live di Divinity, e poi domani su Twitch invece portiamo FIFA, che anche lì ci voglio fare la serie carriera. Poi sono sono curioso, cioè sono indeciso se portare anche manager, Football Manager 2019, che è sempre, insomma, roba di calcio però puramente tecnico, cioè puramente da allenamento, da allenatore tecnico, molto sulla carta, diciamo, non giochiamo le partite, si giocano da sole, e ci sto pensando un attimino se portarlo oppure no. È un gioco un pochino specifico, magari non a tutti piace, poi anch'io lo devo provare. A me FIFA mi piace solamente la carriera, però diciamo che FIFA c'ha, insomma, dei difetti abbastanza grossini. Poi vabbè, non è una manageriale proprio, diciamo, perfetto. Football Manager è molto più simulato, però
non lo so, magari può stufare, perché anch'io non l'ho mai giocato. E guarderò un po'. Comunque ragazzi, vi ricordo, domani la live è sempre alle 5:30 su Twitch. La live poi l'indomani verrà postata su YouTube alle 2 di solito. E domani portiamo FIFA, la carriera. E poi vedremo per questo Football Manager. Vedremo un po'. Comunque ragazzi, io vi ringrazio per la compagnia, ci vediamo domani sempre 5:30 e buona serata a tutti, ciao.